Laura Pausini, chi ha pubblicato lo strano video sui suoi social? Chi ha bambini piccoli spesso si è trovato a dover fare i conti con chiamate fatte alle persone più impensabili o, addirittura, ha trovato tutti i numeri della rubrica cancellati. Se si lascia un cellulare o un tablet incustodito, può capitare davvero di tutto. Ma a Laura Pausini è successo di dover giustificare la pubblicazione di un video su Twitter da parte di sua figlia Paola. Il video preferito di Paola. Eh sì, lo scorso 1 ottobre, i fan della cantante romagnola sono rimasti interdetti per qualche ora a causa di uno strano video apparso sul seguitissimo profilo Twitter di Laura Pausini. Il video, che inizialmente non sono riusciti a decifrare, è della canzone Killin' Lee che a Villa Inn, tratto dal film Descendants 2, andato in onda su Disney Channel. Ma, dopo un leggero sbigottimento di questo cambiamento repentino di gusti della loro cantante preferita, è arrivata la simpatica spiegazione di Laura, cioè scusate. Questo tve non l'ho postato io. Ovviamente Paola sta cominciando a impanicarmi social con i suoi video preferiti. Aiuto, il tutto condito con la faccina che indica la paura, ispirata all'urlo di Munch. E così si è risolto l'arcano, il video era stato postato da Paola, la figlia di Laura e del compagno Paolo Carta, ben nota ai follower della cantante. Ultimamente, infatti, Laura sta pubblicando molte foto che la ritraggono in compagnia della piccola Paola, ma mai avrebbe immaginato che la bambina avrebbe cominciato a pubblicare da sola i suoi post. Laura ha un rapporto speciale con i fan. Laura Pausini è una delle cantanti che tiene maggiormente al rapporto con i fan e, quando può, cerca di rispondere personalmente ai tantissimi commenti che appaiono sui suoi profili social. La pagina Facebook ufficiale di Laura Pausini ha oltre 6 milioni e 900 mila like, mentre il profilo Twitter, quello dove è accaduto il fattaccio, ha quasi 3 milioni di follower. Su Instagram, che la cantante utilizza per pubblicare scatti dei vari shooting fotografici ma anche molti momenti di vita privata, la seguono in quasi 1,5 milioni. Proprio su Instagram, Laura ha pubblicato di recente un video che ritrae la piccola Paola, vestita col grembiulino della scuola, intenta a strimpellare il piano. Con due genitori così, non ci sarebbe da stupirsi se da grande volesse entrare nel mondo della musica. Ma la cantante romagnola utilizza i social anche per motivi più seri. Nei giorni scorsi, in seguito alle terribili notizie provenienti dal Centro America, devastato da terremoti e uragani, Laura Pausini ha voluto mandare il suo supporto alle popolazioni colpite da queste tragedie e ha voluto sensibilizzare i suoi fan sul tema della solidarietà, che la vede sempre in prima linea. La cantante è seguitissima in tutto il Sud America e nei prossimi giorni sarà impegnata in Messico, per la seconda volta in veste di coach del talent musicale La Voz Mexico. Laura Pausini è stata appena designata come l'artista italiana più ascoltata su Spotify, seguita da Andrea Bocelli e Eros Ramazzotti.